Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Partiamo subito con la recensione di questo orologio sportivo argento e verde marcato Timecento, noto brand cinese che si sta imponendo su tutto il mercato mondiale. Non è la prima recensione che faccio di questo brand. Ottimi orologi, non disdegnano per niente. Ricordiamoci che molti dei brand che vedete sul mercato famosi hanno meccanismi o parti che vengono prodotte e assemblate direttamente in Cina. Quindi quando incominciate a dire questi prodotti, questi orologi sono cinesate, state attenti a quello che dite, perché quasi tutti i prodotti che ci sono sul mercato europeo o il mercato mondiale sono costruiti o comunque assemblati in Cina. Parto col dire che ci sono due versioni, due colorazioni differenti. La prima versione è quella argento e verde che andrò a recensire insieme a voi tra pochi secondi, mentre la seconda versione è quella nero e rosso. Vi lascio comunque entrambi i link in descrizione. Allora, partiamo subito. Il prodotto arriva come sempre all'interno di una confezione di cartone. Andiamo a tirare fuori l'orologio. Come vedete è a sua volta all'interno di questa confezione di similpelle nera, e l'orologio è posizionato a sua volta ancora a di sopra di un cuscinetto di stoffa nero, un cuscinetto comunque morbido. Troviamo anche insieme all'orologio il classico libretto di istruzioni in lingua inglese e cinese, e troviamo un coupon con codice sconto dal valore di $50 americani nel caso voleste acquistarlo. Ovviamente l'acquisto deve essere fatto sul sito della Timecento. Partiamo subito col parlare del funzionamento. Abbiamo un orologio al quarzo, ovvero un orologio con scansione temporale controllata attraverso l'ausilio di una batteria che indica in corrispondenza del quadrante le ore, i minuti, i secondi, ore anche in formato 24 ore, e i giorni del mese, e lo scorrere dei secondi e dei minuti una volta che avviene schiacciato il pulsante del cronometro. Si tratta di un orologio sportivo proprio per il fatto che, oltre al design molto sportivo, c'è la possibilità anche di usare il cronometro. Sul lato destro della cassa abbiamo tre pulsanti, tre bottoni. Quello in mezzo permette con uno scatto verso l'esterno di impostare la data, mentre con due scatti verso l'esterno di impostare l'ora. Quello in alto, se premuto una volta, permette di avviare il cronometro, mentre se premuto un'altra volta lo mette in pausa. E poi abbiamo inoltre quello in basso che, se premuto una volta, azzera il cronometro, le sfere torneranno nella posizione iniziale. Vi faccio vedere velocemente. Andiamo ad avviare una volta il cronometro. Come vedete stanno partendo su questo quadrante piccolo in basso lo scorrere dei secondi. Su questo quadrante qui a sinistra saranno segnati i vari minuti. Lo mettiamo un attimo in pausa premendo una sola volta. Come vedete si è fermato. Andiamo a rischiacciare, riparte ancora il cronometro, mentre se vogliamo azzerarlo, schiacciamo una volta, azzeriamo. Come potete vedere la lancetta dei secondi, ma anche quella dei minuti, ritornano alla posizione iniziale. Parliamo un attimo di dimensioni. Abbiamo il diametro della cassa che è di 4,5 cm ed ha uno spessore di 1,2 cm circa. Abbiamo poi la lunghezza del bracciale che è all'incirca di 17 cm. Abbiamo poi una larghezza di 2,1 cm, mentre per quanto riguarda il peso si aggira attorno ai 177 grammi, quindi non è neanche troppo pesante.
In termini di materiali abbiamo un fondello e una cassa inox, ok? Si tratta di acciaio inox. Sul fondello, come avete visto appena adesso, è inciso il nome, il sito dell'azienda, le scritte 10 atmosfere e stainless steel, quindi quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'orologio. Abbiamo poi tre corone, come avete visto già prima, che hanno la presenza di zigrinature. Abbiamo una ghiera in acciaio inox, eccola qua, nera, molto carina. Sono incise le iniziali in inglese di nord, sud, est, ovest e ovviamente nord-est, nord-ovest e sud-est e sud-ovest rispettivamente. Si può ovviamente rotare la ghiera, come vedete, solo a sinistra, non a destra. Poi abbiamo, per quanto riguarda il vetro, un vetro in zaffiro sintetico, perfettamente piatto, come potete notare. Vetro zaffiro che dovrebbe fornire rispetto al vetro Ardlex una protezione in più rispetto ai graffi. Abbiamo poi una tecnologia waterproof fino a 10 atmosfere che consente l'esposizione dello stesso agli schizzi d'acqua, all'uso in doccia e in piscina, e alle immersioni sott'acqua non oltre però i 20 metri. Poi passiamo al quadrante, un quadrante che vede allora uno sfondo come potete vedere nero con una parte zigrinata, eccola qua, questa qua è tutta zigrinata, mentre poi abbiamo una parte in basso che è semi liscia. Abbiamo poi al centro la presenza della scritta in stampatello bianco Time 100, eccola qua, con sotto la scritta chronograph, e poi abbiamo anche 100 metri appunto come scritta. All'estremo abbiamo una circonferenza segnata da una parte di linea verde, e mi riferisco a questa parte, e poi successivamente abbiamo i numeri 160, 180, 210, 240, 270, 300 e 330, l'ultimo numero. Abbiamo poi delle sfere a bastone, per quanto riguarda quelle dei minuti e delle ore, color argento, vediamo se si vede, color argento con all'interno una parte bianca che si illumina al buio, quindi fosforescente. Abbiamo poi la sfera a forma di piramide, in questo caso verde, sempre fosforescente, che ci indica invece i secondi, che è questa qua. Poi passiamo un attimo per quanto riguarda invece gli indici. Abbiamo indici che sono rappresentati da lineette bianche disegnate che segnano i minuti e i secondi. Abbiamo poi lineette invece rettangolari e barra triangolari, perché come vedete qua sono triangolari. Ecco, queste qua sono sempre di color bianco con contorno verde fluorescenti ad ore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E poi abbiamo invece un unico numero che è il 12, colore bianco con un contorno verde sempre fosforescente. Abbiamo poi un datario, come vedete, su sfondo bianco con contorno argento, datario che appunto ci indica i giorni del mese, e poi passiamo ai tre piccoli quadranti che sono sempre su uno sfondo nero e sono questi qua. Abbiamo quella a sinistra che vede una sfera index color bianca fosforescente, indici rappresentati da lineette bianche e verdi disegnate e da numeri bianchi sempre disegnati che segnano 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Questo quadrante segna i minuti una volta che viene avviato il cronometro. Poi abbiamo il quadrante in basso, questo qua, che segna appunto i secondi appena si avvia il cronometro. Vede una sfera index color bianca fosforescente, indici che sono rappresentati da lineette bianche disegnati e da numeri bianchi sempre disegnati che segnano 10, 20, 30, 40, 50 e 60. I numeri 60 e 30 sono in verde e passiamo infine poi a quello a destra, l'ultimo quadrante, ovvero questo qua. Questo quadrante vede innanzitutto una sfera bianca fosforescente e degli indici rappresentati da lineette bianche disegnate che segnano ogni ora e da numeri bianchi sempre disegnati che segnano 24 rispettivamente 12,
Vediamo se riuscite a vederlo bene. Come vedete c'è il numero 24 sotto il numero 12, poi il numero 4 e il numero 16, il numero 8 e il numero 20, il numero 12 e il numero 24, il numero 16 e il numero 4 e il numero 20 e il numero 8. Questo piccolo quadrante indica l'ora nel formato 24 ore, quindi PM e AM. Abbiamo infine un bracciale in acciaio inox, bello robusto devo dire, non troppo pesante ma comunque robusto, solido. Un bracciale in acciaio inox che vede una striscia zigrinata che percorre tutto il bracciale, come vedete percorre interamente, e una chiusura che non è la solita chiusura deployant ma è una chiusura a farfalla. Per aprire ovviamente si va a schiacciare di qua e si apre. Stainless steel dovrebbe vedersi, ecco, quindi acciaio inox. Questo orologio devo dire che finora è uno dei miei preferiti che sono andato a video recensire insieme a voi. Mi piace perché è sportivo, non è neanche troppo grossa la cassa, è estremamente leggero. Mi piace il fatto che sia, che abbia questo verde fluo che si illumina quasi interamente col buio. È quindi un orologio secondo me giovanile, considerate anche il cronometro, la sfera dei secondi appunto verde e la ghiera che ha questo nero che mi piace veramente tanto. Quindi secondo me è un orologio valido, estremamente bello, sportivo, fresco, se posso usare questo aggettivo. E niente, la regolazione è come sempre facile, anche perché basta andare a togliere direttamente le singole maglie schiacciando questi singoli perni. Quindi se siete interessati all'acquisto di questo orologio vi lascio il link in descrizione sia di questa versione verde e argento sia della versione rosso e nero. Se avete domande non esitate a pormele, come anche iscrivetevi al canale Telegram Offertoni, dove in tempo reale usciranno offerte, cali di prezzo di prodotti Amazon.it, come anche codici sconto, e verranno fatti anche giveaway, non riesco a parlare, di prodotti comunque recensiti anche su questo canale.